Ciao, io sono Cala, illustratrice e autrice di Camaleon Professione Illustratore e Disegno Pratico. Solitamente faccio video per i miei allievi, per i miei studenti, ovvero gli aspiranti illustratori, i disegnatori, i pittori, ma questa volta ho voluto fare un'eccezione, ovvero registrare questo video anche per te, che sei un committente, quindi un cliente che ha voglia di commissionare qualcosa a un freelance che può essere ad esempio un illustratore. Mi raccomando, aprite bene le orecchie. Bollette, spesa, affitto, tasse. Queste parole hanno in comune due cose. La prima è che sono nella vita di tutti gli esseri umani del pianeta. La seconda è che hanno tutte a che vedere con i soldi. Eppure sembra che chi sceglie di aprire una partita IVA e svolgere un lavoro come professionista non abbia tutti questi grossi problemi per la testa. Infatti, vi svelo un segreto, quando andiamo a fare la spesa noi paghiamo tutta la merce con la banconota della visibilità. Oppure chiediamo alla cassiera di darci la ricevuta sulla fiducia perché tanto pagheremo entro e non oltre i 90 giorni. Non si devono preoccupare. Noi freelance possiamo sembrare persone ingenue, da prendere anche un po' in giro, un po' innocenti, un po' paccioccone e credulone. Ma non è così. Dentro di noi dormono dei demoni che è meglio lasciare in pace. Dunque, questo video è principalmente rivolto a te che sei un cliente, un committente. A te che hai voglia di rivolgerti a un freelance, di sottopagarlo e di trattarlo come una pezza da piedi. Ecco a te 5 frasi da non dire mai a un freelance. Questa è sicuramente la frase preferita da tutti. Ci fa volare nella stratosfera spinti dal fuoco dell'odio più totale. È vero che siamo capaci di fare dei miracoli, ma non abbiamo ancora studiato come tornare indietro nel tempo. Grazie e arrivederci! Ogni volta che mostri con, si può dire, con orgoglio l'interno delle tasche vuoto con il tuo beffardo sorriso, dovresti chiederti che figura da poveraccio, con la faccia come il c***o tra l'altro, stai facendo. E a te freelance, che avrai sicuramente sentito almeno una volta nella tua vita questa frase, gira i tacchi e vattene! Con questa frase, caro committente, stai spalando quintali di letame sulla tua attività. Ad esempio, se tu avessi bisogno di farti fare una brand identity dal tuo grafico e la presenti come una sciocchezzuola da 5 minuti, significa che la tua azienda è già sull'orlo del fallimento, ancor prima di avercela una brand identity. Inutile dire a te, freelance, che quando senti questa frase, forse inizierai ad annusare, da lì a pochi secondi puzza di bruciato e il tuo compito non è assolutamente quello di prendere l'estintore. I favori, caro committente, si chiedono agli amici, non ai professionisti. Quindi se hai intenzione di chiedere un favore a un freelance, devi aspettarti come minimo un no grazie. Eh sì, caro freelance, perché quando ti viene chiesto un favore, significa che il lavoro sarà più lungo del previsto, pieno di problemi da risolvere e ovviamente gratis. Allora, di questo bisognerebbe parlarne per anni. Ho dedicato tanti video, tanti post alla questione visibilità, quindi non mi voglio ripetere ulteriormente. Anche perché, se ci pensi, la visibilità è qualcosa di automatico che un freelancer illustratore ottiene realizzando un'opera che di base è un'immagine, quindi qualcosa che si guarda e che viene vista dal pubblico. E poi tu, titolare di cappellini per cani Chihuahua SRL, sei così certo che la tua azienda sia così prestigiosa da poter dare un'enorme visibilità al freelance al quale ti stai rivolgendo? E tu, freelance, corri a gambe levate quando senti questa frase. Significa che ti stai consegnando a un lavoro ricco di frustrazione. Corri, Forrest! Accettare queste condizioni di sfruttamento alimenta quella catena di convinzioni infinite che portano i committenti, non tutti, grazie al cielo,
a pensare che possano ottenere da te qualsiasi cosa, senza darti nulla in cambio. È un ecosistema perfetto che vive proprio sopra la tua testa. È ora che tu, freelance, te ne accorga.